Nell'attesa del prefetto di Chieti, informato dei fatti, i manifestanti hanno parlato con i cittadini. In pieno corso oggi hanno voluto spiegare il contenuto di quei sacchetti. E ce ne sono tante di discariche, però a voi non dicono niente. Poi quando state male, ai signori sopra 50 anni, ricordate di controllarvi la vescica, perché è uno dei problemi più grandi che ha portato all'avvelenamento dell'acqua di Bussi, che ci siamo bevuti per 20 anni, è stato quello che abbiamo bevuto delle cose senza saperlo, è uno dei motivi, uno dei tumori più importanti che vengono dopo i 50 anni agli uomini, sono proprio i tumori alla vescica. Hanno voluto mettere al corrente che tuttora, dopo 7 anni di processi, il rischio di contaminazione resta. Noi lo consegniamo, non sappiamo che cos'è, abbiamo un'idea di quello che cos'è, perché ce lo dicono anche molte persone, insomma, dicono che siano scorie di fonderia. Se fosse così è un fatto molto grave, perché sta a fianco al fiume. Il sito non solo non è in sicurezza da un punto di vista dell'accesso, ma è anche non in sicurezza per quanto riguarda la parte ambientale, perché mentre si fanno le analisi, perché credo che siano qualche analisi che stiamo facendo, però credo che debbano finire dal 2015, nel frattempo la pioggia che cade lì, cioè quindi una copertura, la legge 152 dice, il decreto 152 dice che le misure di emergenza per evitare devono essere fatte nelle 48 ore. Il prefetto ha incontrato prima i rappresentanti del forum a porte chiuse. Solo più tardi le porte si sono aperte anche alla stampa. Dopo la lunga esposizione degli ambientalisti, questa è la risposta del prefetto. Allora, lasciateci tutto, adesso ci studiamo un attimo la situazione, vediamo che possibili misure possiamo prendere, dovremmo probabilmente sentire tutti gli organi interessati, vediamo un pochino che da fare. Queste sono tutte, ci lasciate tutto? Sì, assolutamente. Sicuramente abbiamo preso in contropiede questa istituzione, è chiaro che adesso dovrà attivare gli altri organi, però noi era un aspetto simbolico, anche se simbolico perché rappresenta lo Stato sul territorio, uno Stato che non tutela i cittadini, e quindi adesso vedremo le risposte. Almeno fare una recinzione nel punto dove abbiamo raccolto quel materiale, almeno una prima cosa da fare per la sicurezza dei cittadini. In realtà c'è un problema molto molto ampio, è chiaro che c'è una difficoltà a rispondere, vedremo.